Buonasera, 149 il numero delle persone. Salgono a 6.387 i casi. Contagiati 17.750. Difficilmente dimenticheremo le settimane tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2020. I giorni in cui l'Italia scoprì i primi casi di Covid-19 e all'improvviso si fermò e fu costretta a chiudersi in casa nel primo lockdown. Quello che successe si può vedere anche così. Questa mappa animata mostra quanto si ridussero gli spostamenti degli italiani per andare al lavoro, prima nelle zone dei focolai, poi in Lombardia ed Emilia-Romagna, infine in tutta Italia. È stata realizzata grazie a milioni di dati registrati dai GPS contenuti nei nostri smartphone. Mappe simili sono state costruite, sempre in forma anonima, per gli ingressi nei supermercati o le passeggiate nei parchi. Ormai sappiamo bene che tutto quello che facciamo va ad arricchire giganteschi serbatoi di dati digitali in cui sono nascosti i nostri comportamenti individuali e collettivi. Quanto tempo passiamo collegati a internet, le telefonate che facciamo, se ci spostiamo e quanti chilometri percorriamo, i nostri acquisti. È quello che viene chiamato il mondo dei big data. Un modo utilissimo per capire quello che succede, anche quello che è successo in questi lunghi mesi di pandemia. L'analisi delle mappe della mobilità, per esempio, può dirci se le cose sono andate ovunque nello stesso modo. I nostri ricercatori a Fondazione ISI, ma anche ricercatori in tutto il mondo, hanno incrociato i dati sulla mobilità con quelli sui redditi e sui settori produttivi e hanno osservato che nelle zone a più alto reddito c'è una maggiore facilità nell'adottare queste misure restrittive come il distanziamento sociale o la riduzione della mobilità. Queste informazioni sono cruciali per creare delle simulazioni di possibili scenari di diffusione dell'epidemia, adottando misure più o meno stringenti di lockdown, come per esempio chiudere le scuole, oppure gli uffici, o chiudere i negozi, oppure chiudere tutto insieme. In un certo senso, insomma, si può dire che il lockdown ha penalizzato di più chi già stava peggio economicamente, per esempio perché restare chiusi in case più piccole è più faticoso. Una delle novità legate ai big data di cui si è più discusso è l'uso delle cosiddette app di tracciamento, cioè quei sistemi come l'italiana Immuni che sono capaci, attraverso i nostri smartphone, di dirci se siamo stati vicini o a contatto con persone contagiate dal coronavirus. Sono state oggetto di molte polemiche, soprattutto dal punto di vista del rispetto della privacy delle persone, ma sono state anche adottate da molti paesi e hanno dato dei risultati scientificamente provati. Uno studio condotto a Oxford dal Big Data Institute sugli ultimi 3 mesi del 2020 nel Regno Unito mostra un risultato sorprendente. Mentre il contagio dilagava, dai telefonini di 570.000 persone positive sono partiti messaggi di allerta che hanno raggiunto oltre 1.700.000 persone. Averle avvisate in modo che potessero fare un test e mettersi in quarantena ha evitato, secondo lo studio, quasi 300.000 nuovi casi di Covid. Una delle cose più importanti e positive create dalla pandemia è stata la condivisione dei dati. Infatti questi big data appartengono a molti soggetti diversi, si va dalle compagnie telefoniche, i gestori di internet, i social network o in generale chi si occupa di mobilità. Molte di queste aziende private sono state disponibili a condividere i loro dati con il settore pubblico, le università, i centri di ricerca, permettendo così le analisi dei dati. Ed ecco come i big data hanno creato un vero e proprio albero genealogico delle varianti del Covid-19 che sono apparse dall'inizio della pandemia a oggi. Con questa animazione è possibile vedere in modo semplice e diretto come il virus iniziale, nel tempo, si sia trasformato in molte varianti leggermente diverse l'una dall'altra. Per ogni variante è possibile visualizzare subito molte informazioni, quali sono i cambiamenti che presenta nel suo codice genetico, dove ha colpito e tanto altro. Questo è il primo virus di cui abbiamo osservato l'evoluzione letteralmente in tempo reale sin dall'inizio, grazie soprattutto alla collaborazione internazionale e alla condivisione di oltre 2 milioni di sequenze provenienti da laboratori di tutto il mondo. Possiamo vedere le varianti quando nascono e valutarne la pericolosità praticamente in tempo reale. Un lavoro prezioso, aggiornato continuamente da un gruppo di ricercatori riuniti sotto la sigla Next Strain e che attraverso il web viene messo a disposizione di tutti, anche di semplici cittadini, che possono consultarlo in tutto il mondo.
Ci vuole molto lavoro per trasformare questi dati grezzi, questi numeri che da soli non dicono molto neanche ai ricercatori esperti, in vere informazioni. E poi attraverso queste informazioni realizzare analisi, mappe, modelli di previsione. Il lavoro sui dati prodotti dalla pandemia di Covid-19 è appena all'inizio e richiederà del tempo per riuscire a capire veramente che cosa sia successo e anche per riuscire a prevedere che cosa potrebbe succedere in futuro.